stava per compiere l'ennesimo borseggio a danno dei turisti. Le Fiamme Gialle di Venezia hanno arrestato una 22enne bosniaca ricercata da tempo. Nuovo incidente lungo il tratto maledetto della 4 tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Furgone centro un tir, un ferito, lunghe code in direzione Trieste. Durante un giro sulle montagne russe, una 17enne mestrina ha battuto la testa all'altezza di una curva, la causa per lesioni colpose davanti al giudice di pace. Nuova allerta meteo fino a domani in Veneto, criticità idraulica lungo l'asta dell'Adige, dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona. Apparentemente nessuna falla sullo scafo, così l'armatore veneziano della motonave Audace il giorno dopo l'incidente al largo di Grado, dove l'imbarcazione ha rischiato l'affondamento con a bordo 76 passeggeri. Sono fiocchi tricolori, il primo segno della pacifica invasione degli alpini a Bibione, è il raduno delle penne nere dalle Alpi a quota zero. Antenna 3 seguirà l'evento in diretta. All'indomani del blitz che ha portato all'arresto di 14 persone, anche il comune fa la sua parte nella lotta al degrado in Via Piave. Torna la terza edizione del Miglio di Mestre insieme al Via Piave Summer Garden. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali l'ennesimo borseggio ai danni dei turisti. Le Fiamme Gialle di Venezia hanno arrestato una 22enne bosniaca ricercata da parecchio tempo, ma ci aggiorna Ilaria Marchiori. Durante i servizi quotidiani di controllo del territorio, i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno fermato due ragazze che stavano per derubare alcuni turisti. Sottoposte a un controllo, si è scoperto che nei confronti di una delle due, una 22enne di origine bosniaca, pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale per i minorenni di Roma per una serie di furti aggravati commessi quando ancora non aveva compiuto 18 anni. A quel punto i finanzieri l'hanno arrestata e, vista l'età inferiore ai 25 anni, in relazione ai reati commessi prima di diventare maggiorenne, è stata accompagnata presso l'Istituto Penitenziario Minorile Femminile di Pontremoli. Le attività di contrasto anche al fenomeno dei borseggi delle Fiamme Gialle, insieme alle altre forze dell'ordine, continuano sia nel centro veneziano che in terraferma. Ennesimo incidente stradale lungo il tratto maledetto della 4 tra lo svincolo di Sanstino di Livenza e il nodo di Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente di un furgone non si sia accorto del tir che procedeva a bassa velocità davanti a lui. L'impatto è stato inevitabile, l'uomo è rimasto ferito e sul posto sono arrivati i soccorritori con il personale del SUEM 118, i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale e al soccorso meccanico per la rimozione del mezzo. Inevitabili rallentamenti alle code per chi da Venezia doveva dirigersi verso Trieste, una situazione che è andata avanti per tutto il pomeriggio. Ed è conto alla rovescia per l'entrata in vigore dell'ordinanza che a Venezia darà una stretta sulla movida selvaggia. All'una di notte i clienti che possono essere serviti sono solo esclusivamente quei clienti che possono consumare all'interno del locale, perché c'è ancora spazio, perché ci sono posti a sedere, o nel plateatico e quindi devono star seduti. L'ordinanza comunale antimovida che entrerà in vigore dal 21 giugno è stata ampliata con una nuova regola. La decisione arriva l'indomani del tavolo tecnico tra comune, polizia locale e i rappresentanti delle categorie interessate. Tutti d'accordo che dopo una certa ora i clienti non vadano in giro con i bicchieri in mano, sostando spesso e volentieri sotto le abitazioni con i rumori che ne conseguono. Se verranno prese con i bicchieri in mano fuori dalle aree, saranno multate le singole persone. Il gestore verrà multato se, arrivati all'una, continuerà a dar da bere alle persone quando il proprio locale è full, è pieno. Le aree dell'ordinanza sono quelle dello scorso anno sia per Mestre che per Venezia, con alcune aggiunte. L'area di Santi Apostoli, perché ha creato grossi problemi, crea problemi, quindi abbiamo aggiunto tutta un'area vasta nella zona di Campo Santi Apostoli. La musica terminerà alle 23 e fino alle 2 si potrà solo tenere in sottofondo. L'ordinanza resterà in vigore fino al 22 ottobre. Soddisfatti anche i comitati antimovida. Ognuno di loro ha fatto un piccolo passo indietro per cercare di trovare una linea comune. Sono veramente contento.
Una giornata adrenalinica a Gardaland a giugno 2021 si è trasformata in un incubo per una 17enne mestrina. Durante un giro sulle montagne russe più famose del parco, a un certo punto la cabina ha sbandato facendole prendere una botta alla testa contro il manubrio di plastica rigida dell'imbracatura di sicurezza e provocando le lesioni da trauma cranico con nausea e giramenti. È stata sporta per questo querela e il 26 luglio prossimo l'amministratore delegato e il direttore tecnico del parco dovranno rispondere davanti al giudice dell'accusa di lesioni colpose. Qualora non si addivenisse ad un accordo risarcitorio, commentato il legale, la persona offesa avrà il diritto di costituirsi parte civile nei confronti degli imputati al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Voltiamo decisamente pagina. Il maltempo che torna in Veneto, vento e grandine hanno colpito in particolare la zona tra Trevigiano e Veneziano, focalizzandosi soprattutto sulla zona tra Salgareda e Noventa di Piave, così le colture e i vigneti. Qua sono caduti circa una pressione d'acqua di 700-720 mm ora e unitamente al vento circa 70 km orari e la grandine se vuole può tranquillamente testimoniarla sui tralci, vedere ormai non è rimasto quasi nulla. Una cosa così non l'ho mai vista da quando che ho il monitoraggio dei dati aziendali. Giovanni Busanello mostra i numeri di una nottata da Tregenda, così come certificati dalla centralina meteo professionale installata a presidio dei suoi campi, diversi ettari sul confine tra Salgareda e Noventa di Piave. Questo è quello che è capitato, in 10 minuti furibondi e il risultato lo testimoniano le immagini. In via Concordia poche le colture risparmiate, così vigneti dell'azienda dell'ex campione di nuoto Leonardo Tumiotto, dove si è recato anche il sindaco di Salgareda Andrea Favaretto, che ha incontrato mamma e sorella. Erano proprio, diciamo, disperate, perché lavorare tanto e poi trovarsi con almeno il 50-60% del raccolto danneggiato. Vedete, questi qui si porteranno oltre i danni locali, cioè odierni, di questa raccolta di uva di quest'anno, quello che ci sarà, ma tutti i danni successivi, nelle annate successive, insomma. Il mix di grandine e vento ha spogliato e distrutto i vigneti, ma non solo. Con il passare delle ore la conta dei danni si aggiorna al rialzo. Anche il mais, ma anche il frumento che si trova qua vicino, anche aziendale mio, praticamente distrutto. Il di sopra, tranciato a livello dove passava il vento, proprio lo vedi. Apparentemente nessuna falla sullo scafo, così l'armatore veneziano della motonave Audace il giorno dopo l'incidente al largo di Grado. Dopo il rischio affondamento 5 miglia a largo di Grado, la paura e lo shock per gli 81 passeggeri più membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo, oggi è il momento dell'analisi dell'accaduto alla motonave Audace, l'imbarcazione armata dal veneziano Pier Filippo Vidali che garantiva il collegamento Grado-Trieste per conto di APT Gorizia dal tardo pomeriggio di ieri, trainata a Porto Nogaro in un apposito bacino. L'imbarcazione è sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti del caso. Il PM di turno De Bortoli ha già aperto un fascicolo, ma le prime foto scattate alla chiglia dello scafo non sembrano evidenziare falle evidenti. Io chiaramente sono andato là sul posto, volevo ribadire che la barca è arrivata in cantiere con i motori accesi, ma è più che altro ribadire, nel senso quello che ho visto da un primo esame non capisco, cioè, poi chiaramente dall'esterno sai, da distante è difficile fare un'analisi, bisogna che i tecnici facciano le loro verifiche. Da un primo esame non sembra che ci siano all'apparenza falle. L'armatore ha ribadito a più riprese che l'Audace, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, è arrivata in porto trainata con rimorchiatore e con i motori diesel in funzione. Si era allagato il gavone di prua completamente. Chiaramente è strano che, perché quando c'è un buco è evidente, no? Entra da lì, quindi a posto. Quando invece hai tutto un gavone pieno di acqua e poi tirano sulla barca e di acqua non ne esce, cioè vuol dire che come è entrata dovrebbe uscire, no? Invece non è uscito niente.
Intanto sul caso interviene Assutenti, che chiede risarcimenti in favore dei passeggeri coinvolti. Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, spiega il presidente Gabriele Melluso. In attesa che siano accertate le cause che hanno determinato l'episodio, è evidente che gli 81 passeggeri coinvolti debbano essere risarciti per i danni morali e materiali subiti e per il pericolo che hanno corso sul fronte della sicurezza e della propria incolumità. Chiesto alla PT di Gorizia di aprire un tavolo di confronto con Assoutenti volto alla definizione di indennizzi automatici in favore dei viaggiatori presenti sulla motonave Audace, l'Associazione dei Consumatori ha offerto assistenza legale a tutti i passeggeri coinvolti tramite un'area dedicata sul proprio sito web. Torniamo a occuparci con il nostro Lorenzo Maier dei lavori in piazza San Marco, ci sono degli aggiornamenti. Da metà giugno, come previsto, i lavori nell'area di San Marco a Venezia, che comprenderanno anche l'innalzamento della pavimentazione, si spostano ed entrano così in una fase nuova. Per consentire lo svolgimento dei concerti estivi in piazza San Marco, l'area di cantieri si trasferisce davanti a Palazzo Ducale, verso il molo. Lo ha confermato l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto dopo un apposito sopralluogo, spiegando poi che il cantiere tornerà ad occupare la piazza dal mese di novembre per completare l'intervento. Al via la stagione dei grandi eventi, come sottolineano sia la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano che l'amministratore unico di Vera, Piero Rosa Salva. All'interno di questo progetto, che prevede appunto la realizzazione del contenitore, e poi di volta in volta possiamo ospitare delle cose spettacolari. D'altra parte Piazza San Marco è molto ambita, è molto richiesta e noi siamo veramente orgogliosi. Primo appuntamento, il concerto del Vogo, il 4 luglio. Talento straordinario, apriranno ufficialmente la stagione dei grandi concerti in Piazza San Marco, quindi nella cornice più bella del mondo. Siamo molto orgogliosi di ospitarli qui nella nostra città. Ricordiamo che hanno alle spalle 15 anni di carriera, innumerevoli successi, anche tantissimi riconoscimenti, ed è un gruppo musicale che con la potenza della sua voce sa davvero emozionare tutte le generazioni. Da Venezia, Bibione con Lucio Zanato. Bibione, dove è iniziato il fine settimana dedicato agli alpini. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori del TG Venezia di Antenna 3. Da Piazza San Marco a Piazza Fontana qui a Bibione, dietro le mie spalle come vedete è tutto già montato per quanto riguarda il palco delle autorità e soprattutto la postazione delle telecamere, ma anche la postazione per quanto riguarda il labaro nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini. Stiamo parlando del raduno triveneto che quest'anno appunto si tiene a Bibione, che inizierà domani mattina ufficialmente alle 7 con la staffetta della solidarietà che parte dalle Alpi e finisce a quota zero. Questo è il titolo del raduno, tanto vero che domani mattina partirà appunto una staffetta dal Passo della Mauria per poi raggiungere la foce del Tagliamento. Passo della Mauria è, diciamo, il luogo delle sorgenti di questo fiume, il fiume che appunto sbocca tra Bibione e Lignano, e su questa linea ci sarà il percorso del ricordo e molte altre iniziative, molte altre situazioni che oggi hanno cominciato a costruire, a preparare e hanno finito nel pomeriggio gli alpini. Insomma, un 3 giorni tutta da vivere, sia qui sia in diretta con noi, con Antenna 3, che vi raccontiamo nel prossimo servizio, poi linea allo studio. Sono dei fiocchi tricolori, il primo segno della pacifica invasione degli alpini a Bibione. È il raduno delle penne nere dalle Alpi a quota zero, che sta richiamando in riva all'Adriatico gli alpini del nord-est. Alcune pattuglie sono già operative da giorni e oggi stanno ultimando mostre, stand dei campi scuola e mettendo a punto tutte le attività collaterali allo sfilamento della domenica mattina. Quanti alpini sono già attivi? Qua saremmo stati una 50 stamattina. E invece quanti vi aspettate arrivino in questi 3 giorni? Io spero che arrivino più di 10.000. Bandiere tricolori in tutta la città, in particolare lungo Viale Aurora, dove le penne nere sfileranno dalle 10 di domenica.
È la prima volta per Bibione. Per voi, per il vostro gruppo, cosa significa questo raduno? È una soddisfazione, insomma, mettere in piedi una manifestazione del genere, insomma, qui da noi non c'è mai stata, ospitare tutti questi alpini è una bella cosa. Insomma. Oltretutto dimostrare che gli alpini stanno bene anche a quota zero. Assolutamente sì, Bibione è arrivato dopo le guerre, però insomma l'entroterra del nostro comune di storia ne ha passata, insomma, sia la prima che la seconda guerra mondiale, quindi insomma qualcosa da raccontare abbiamo. 3 giorni per un raduno che seguiremo con servizi nei telegiornali, ma anche con le dirette dei maggiori eventi, come la messa alpina di sabato mattina o i cori e le fanfare del sabato sera, ma soprattutto con lo sfilamento che racconteremo sin dalle 7.30 di domenica mattina, a confermare come Antenna 3 sia la televisione degli alpini. La rovescia è già iniziata, come ci ha raccontato da Bibione il nostro Lucio Zanato. E noi adesso ritorniamo a Venezia, a Mestre, per la precisione, per parlare di pubblica sicurezza, di ordine pubblico. Ci sono delle iniziative per riqualificare le aree più degradate, in particolare Via Piave. All'indomani del blitz della polizia che ha portato all'arresto di 14 persone per spaccio di stupefacenti, anche il comune fa la sua parte nella lotta al degrado in Via Piave, coinvolgendo la cittadinanza. Venerdì infatti torna la terza edizione del Miglio di Mestre, la corsa su strada, sul modello anglosassone. Aperta per tutte le età, ragazzi o anche adulti, partiranno prima i ragazzi con una distanza, il mini miglio così chiamato, con una distanza minore, ma poi anche gli adulti che si cimenteranno la distanza proprio del miglio. Iniziativa che abbiamo lanciato 3 anni fa come risposta a situazioni di degrado, di insicurezza che c'era nel quartiere. Di sicuro non risolveremo il problema, ma cerchiamo di dare una serata di tranquillità al quartiere, di gioia e di sport. Lo sport è un momento cruciale, importante per cercare di combattere queste situazioni. Con il Miglio prenderà avvio anche il Via Piave Summer Garden in collaborazione con Confcommercio, che animerà la zona fino al 14 agosto, tutti i giorni dalle 11 alle 23. Concerti, poi palco aperto, poi verranno a suonare i ragazzi dell'Hybrid e poi anche giochi per i bambini, la possibilità di aggregazione con i giochi di ruolo, le PlayStation, gli europei di calcio. La cosa diversa è che saranno aperti sempre, ci sarà un presidio fisso di 2 persone la sera e di 1 persona di giorno per garantire la sicurezza delle persone, dei cittadini e dei turisti che vogliono stare a far feste. In sicurezza. Non sono mancate però le polemiche sollevate già qualche mese fa da parte di alcuni commercianti della zona, cui sarebbero stati chiesti dei soldi per avere uno spazio. La Confcommercio col dottor Matteo ci ha chiesto quella cifra e dopodiché io non ho più sentito niente. Ribadisco, ci ha chiesto 20.000 euro per poter partecipare. Io 20.000 euro non li tiro fuori e non partecipo, mentre i nostri colleghi cinesi e il Bangladesh hanno ricevuto la proposta di poter partecipare e sulla lettera c'era scritto non dovete pagare niente, sulla loro email che hanno ricevuto, non dovete pagare niente, come conferma che avevano chiesto prima dei soldi. Accuse sempre rigettate da Confcommercio e l'assessore ribadisce. Le casette di Confcommercio ci sono, quindi chi vuole andare dentro ha sempre la possibilità di andarci. Dopo, se ci sono personalismi o ci sono visioni diverse, questo fa parte della democrazia e nella democrazia ci sta. Però 2 o 3 casette libere ci sono, quindi se uno ha voglia di mettersi in gioco lo può fare tranquillamente. Lo sport, c'è anche un Veneto nella nazionale italiana di Luciano Spalletti che si prepara sabato a sfidare l'Albania. Dal ritiro degli azzurri in Germania, nostra intervista esclusiva del nostro Lorenzo Maier al coordinatore del Club Italia Gianni Grazioli. Sabato l'Italia è pronta a scendere in campo contro l'Albania nella prima partita del campionato europeo. Nel gruppo azzurro con il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il capo delegazione Gianluigi Buffon, il commissario tecnico Luciano Spalletti con il suo staff coordinato da Marco Domenichini, c'è anche un Veneto, è il vicentino Gianni Grazioli, direttore dell'Associazione Italiana Calciatori, nonché coordinatore del Club Italia.
Gianni Grazioli, che dalla Germania racconta l'atmosfera della vigilia ai nostri microfoni. Sta preparando nel modo migliore l'esordio contro la comunque temibile formazione albanese, che se anche ha un ranking inferiore a quello italiano è pur sempre una delle finaliste dell'Europeo ed è una squadra composta da molti giocatori che militano nel campionato italiano, quindi conoscono molto bene anche i nostri giocatori ed è una squadra da non sottovalutare, come pure Spagna e Croazia. È un Europeo che l'Italia parte da campione d'Europa, anche se rispetto a quel gruppo che ha vinto nel 2021 in Inghilterra la finalissima e il titolo europeo, sono rimasti solamente in 9. Grazioli è molto legato anche a Venezia e plaude al ritorno del club arancio neroverde in Serie A. Meritatamente ha vinto i playoff ed è un piacere che quindi una squadra veneta torni a calcare la massima divisione. Quindi l'anno prossimo ci saranno, oltre al Verona, il Venezia per quanto riguarda il Veneto e l'Udinese, quindi il Triveneto avrà 3 squadre in Serie A. Il Venezia, l'augurio di tutti che l'impresa di Paolo Vanoli e dei suoi ragazzi possa essere l'inizio di un ciclo che possa garantire la permanenza più anni del Venezia in Serie A. E con questo è tutto da Isenlov, un caro saluto a tutti voi, a tutti gli amici di Antenna 3 Rete Veneta e Forza Azzurri. Ed è tutto anche da Venezia. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.